La carne è un argomento che appassiona, però con Scordamaglia che guida il gruppo leader delle carni non solo in Italia, uno dei principali gruppi internazionali, non posso parlare dei nuovi prodotti, devo parlare dell'argomento carne. Qui siamo davanti, avete scelto questa bellissima postazione, il bovino ecocompatibile. Lei sa benissimo che invece gli allevamenti di carne e bovini in particolare sono sotto accusa da parte degli ecologisti di mezzo mondo perché sono troppo impattanti. Si dice, invece voi naturalmente qui volete dimostrare il contrario. L'accusa è assolutamente infondata ed è frutto di disinformazione, perché in realtà il bovino è l'animale più biologico e meno impattante che esiste. I dati sono molto chiari, il bovino si nutre di cellulosa, si nutre di un prodotto che è assolutamente non in competizione con l'uomo e produce non solo carne ma latte e tantissimi altri prodotti, dalla pelle a qualsiasi altro prodotto che entrano nella nostra vita quotidiana. Noi siamo molto impegnati a sostenere e difendere la sostenibilità dell'allevamento bovino, lo facciamo a livello istituzionale ma lo facciamo anche a livello aziendale comunicando i valori di sostenibilità che stanno dietro la nostra produzione. Lei sa benissimo che oggi sulla carne si è acceso anche un dibattito molto forte sulla carne nella nostra dieta, di noi consumatori. E allora si ingrossa ogni giorno che passa il partito di chi trova i difetti nell'alimentazione e nella carne che noi oggi mangiamo. Dal punto di vista del maggiore produttore italiano ci saranno controargomenti a queste accuse? I controargomenti non sono solo del maggiore produttore ma sono di buon senso. Il problema in Italia è l'obesità. L'obesità lo sanno anche i bambini, viene causata da un eccessivo consumo di carboidrati. Qualsiasi persona di buon senso sa che per dimagrire bisogna eliminare i carboidrati ed aumentare le proteine. Oggi l'obesità è il problema di questo paese. Anche per quanto riguarda i collegamenti denunciati tra carne e forme tumorali, il dato è molto semplice. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato una statistica dei paesi con la maggiore incidenza di tumore al colon. Ebbene, l'Argentina, che è il paese che in assoluto mangia più carne, oltre 70 kg pro capite e tutta grigliata, è solo al 55° posto. L'Italia, dove c'è un consumo eccessivo di zuccheri, è ben al 6° posto. Quindi bisogna solo trovare la forza di comunicare delle cose di estremo buon senso che le persone poi capiscono. Io però sono un consumatore di carne, qui lo confesso. E allora, se sono un consumatore di carne, quali novità voi presentate oggi? Perché se arriviamo anche al vostro prodotto, so che non è questo il motivo principale, però so che ad esempio fate una carne collegata al territorio, il chilometro zero anche nella carne sta arrivando? Assolutamente sì, noi qui cominciamo a comunicare i nostri valori, la bontà dei nostri prodotti la conoscono in tutto il mondo a sufficienza, oggi vogliamo comunicare i valori che ci stanno dietro. I valori sono due, italianità e sostenibilità. Italianità perché siamo gli unici a poter garantire per esempio sulla carne in scatola 100% di allevamenti italiani, la stessa cosa lo facciamo sugli hamburger, addirittura a livello territoriale abbiamo degli accordi con grandi catene dove utilizziamo solo delle stalle localizzate nelle province in cui noi ci troviamo, quindi abbiamo non solo l'italianità ma addirittura la regionalità e il chilometro zero. L'altro aspetto, come dicevo, è la sostenibilità. Noi, per esempio, solo in termini energetici, il 70% dell'energia consumata dai nostri impianti, e sono impianti fortemente energivori, è coperta da energia prodotta internamente, energia verde e a basso impatto ambientale. Si può affermare oggi che la carne che noi mangiamo è molto migliore di quella che si mangiava qualche tempo fa? È assolutamente così, ma credo che chiunque nella nostra vita abbia mangiato carne negli ultimi 20 anni, 30 anni, sa che all'inizio era un problema di produrne in quantità adeguata, oggi è la qualità e gli animali allevati in un certo modo, alimentati in un certo modo, danno oggi un prodotto che 20 anni fa in termini qualitativi non esisteva. È vero, e le chiedo un'altra cosa perché proprio dal punto di vista del consumatore questo interesse, che la grande dimensione aziendale di chi lavora la carne dà maggiori garanzie rispetto al piccolissimo produttore? Questa è la verità in qualsiasi settore. Per essere a avere gli standard massimi possibili tu devi avere volumi che ti consentono di fare investimenti ed efficienza in ogni tua fase. La polverizzazione non è più possibile in un settore come questo delle commodity, lo è per altri settori, quindi in questo caso essere grandi e concentrare è fondamentale. L'ultima battuta, in Alca il gruppo Cremonini è in tutto il mondo perché è un player globale della carne, è però vero che la nascita e gli stabilimenti più importanti sono ancora in
in Emilia Romagna, nella pianura padana. Lei quindi consiglierebbe di rivolgersi qui per i consumi di carne? Assolutamente sì, in pianura padana e più in generale nella pianura padana, sia emiliana sia lombarda, noi abbiamo i due più grandi impianti di macellazione in Europa, perché questa è una terra fertilissima in cui c'è la massima concentrazione di bovini da latte, sono i bovini poi del parmigiano, del grano padano o gli allevamenti da carne, e quindi assolutamente c'è una vicinanza e un'integrazione della filiera che dà la migliore qualità possibile. La lascio con una battuta, ma mi risponda sinceramente, non ci pensi? Lei oggi ha mangiato carne? Assolutamente sì. Grazie, arrivederci.